è ancora un meccanismo di difesa studiata da Freud, forse anche da Anna Freud, non sono sicurissimo, che descrive il modo in cui un'azione può essere trasformata nel suo contrario. La formazione reattiva significa che esiste un conflitto all'interno dell'individuo per cui una tendenza dell'individuo viene cambiata nel suo opposto. Una situazione tipica è, immaginiamoci, un individuo molto aggressivo, molto polemico, che diventa nel suo comportamento molto consenziente, molto obbediente, molto falsamente, diciamo così, collaborante. Questa in psicanalisi viene chiamata una formazione reattiva, cioè in fondo si potrebbe pensare adesso che la formazione reattiva equivale a una falsificazione dell'individuo, a un falso sé, come è stato poi concettualizzato da Winnicott, no? Nel senso che Winnicott pensava che l'individuo, per adattarsi all'ambiente, finisce per ricopiare, rimodellare se stesso in armonia con l'ambiente. Naturalmente Winnicott non metteva in rilievo la cosa che è contenuta nella definizione di formazione reattiva, che è proprio una trasformazione al contrario, cioè come dire che molte buone intenzioni, molti atteggiamenti positivi nascondono invece internamente, quando uno esamina l'individuo, un atteggiamento di grossa critica, di grossa aggressività. Insomma. Si chiama formazione reattiva perché l'individuo non sviluppa spontaneamente un'attitudine, ma lo fa in reazione a un'angoscia, un timore di qualcosa che è proprio contrario a quello che esprime con la formazione reattiva.